thank <laughs> you Buongiorno, bentrovati. Luca Tremolada, eh, siamo in compagnia di eh, Luca Rinaldi. Buongiorno. Carlo Rinaldi. Carlo Questo Rinaldi, scusami, eh, troppi Luca. Carlo Rinaldi, siamo di Glicon. Con lui parliamo innanzitutto di questa immagine che vedete, ce la racconterà. Per filo e per segno, però insomma, parliamo di, di HR, di, di talento, di, di intelligenza artificiale e anche un po' di astrofisica. Se non sbaglio, corretto? Sì, parliamo di connessioni e costellazioni. Ma prima la sigla. Allora, partiamo dalle basi. L'Icon. L'Icon è un'azienda che nasce nel 2014 con l'obiettivo un po' di trasformare quelli che sono dei processi HR eh, standard, inizialmente con il grande eh, momento della gamification, quindi di gamificare quella che l'esperienza di eh, candidatura ma sempre di più con un unico obiettivo che è di rendere l'esperienza del lavoro migliore, sia per chi la fruisce, sia per chi la, diciamo così, eh, governa. Quindi sia per le aziende, sia per candidati e colleghi. Ecco, la cosa interessante, insomma, noi ci siamo sentiti, e, insomma, non siete chiaramente i primi che stanno... Utilizzando che vogliono utilizzare la IGN l'intelligenza artificiale nell'ambito appunto delle CHAR, dei processi di HR è corretto, però eh, insomma voi mi avete incuriosito perché lo state facendo in maniera un po' più creativa degli altri. Ci puoi raccontare bene, magari anche partendo da eh, questa da questa immagine, se ce la illustri? Sì, grazie Luca. Eh, come dicevo, trasformare un po' quella che è l'esperienza del lavoro è una grandissima responsabilità quindi ehm, se possiamo tornare sull'immagine precedente volevo appunto eh, partire da qui noi siamo nati con quello che è eh, la digitalizzazione e il miglioramento dell'esperienza di candidatura poi nel 2018 abbiamo aperto un altro eh, verticale che è quello per l'employee experience e colleghi e negli ultimi anni ci occupiamo di quello che chiamiamo Talent Intelligence, che è tutto il mondo della People Analytics. Che cosa c'entra le AI? Eh, che cosa c'entra diciamo, questa immagine con quello che, di cui parliamo oggi? Di fatto, eh, mi piace dire che eh, le persone sono un po' come un cielo stellato, sono delle stelle che noi osserviamo, come si vede in questa eh, diciamo, immagine evocativa, e non sappiamo che cosa stanno vivendo un candidato, una candidata che sta facendo un percorso di selezione, che tipo di esperienza sta vi vivendo, un collega che sta lavorando all'interno di un'azienda, che cosa sta facendo effettivamente, e eh, come in qualche modo eh, migliorare quella che noi chiamiamo la formula del talento, cioè competenze, motivazione e relazioni. Quindi, noi offriamo ai char e a decisori eh, aziendali un, un telescopio per osservare queste stelle e vedere che non sono poi così isolate ma sono un po' come delle costellazioni appunto eh, gli antichi dicevano che c'era il firmamento quindi le stelle erano ferme eh, firmamento e quello che abbiamo eh, scoperto con eh, i recenti studi come dici tu parliamo anche un po di astrofisica è che effettivamente il cielo è in continuo movimento l'universo è in continuo movimento e così sono le organizzazioni e per noi eh, di fatto Glicon è uno strumento, una piattaforma, un software as a service che permette a eh, HR e decisori di prendere decisioni informate sul talento con il massimo della tecnologia. Quindi le AI in questo caso che cosa fa? Ti faccio un esempio, poi nella chiacchierata magari andremo attraverso un po' questo, questi contenuti. Eh, nel momento in cui un candidato o un collega ci danno un feedback su un'esperienza di candidatura su un momento di eh, indagine e survey di clima piuttosto che eh, performance management, la piattaforma permette di computare eh, ovviamente tramite eh, un algoritmo di natural language processing che analizza il sentiment e tramite un, diciamo, eh, topic extraction, quindi estrae automaticamente quelli che sono i topic rilevanti e dirci ad esempio che dobbiamo migliorare il nostro employer branding, che dobbiamo in qualche modo Cambiare dei processi decisionali. Che dati utilizzate? Cioè, com'è che funziona tecnicamente? Allora, ti, ti ricordo che Tintori Talk, Talk è un, un luogo dove siamo tutti data scientists, insomma, dove parliamo ai data scientists. Per cui, come funziona tecnicamente? Sì, eh, ci sono tre lenti di questo telescopio, fondamentalmente. E forse c'è una slide su questo. Una è... Via eh, ehm... la regia pure quando fermarsi. Sì, sì. Vai pure avanti. Ecco, adesso le scorriamo. Queste tre lenti torniamo indietro di una. Ok, ci sono quindi queste tre lenti per rispondere alla tua domanda. Io, tra l'altro, sono un ingegnere informatico prestato al marketing che ho. Diciamo, La, lavorato... peggior specie. Eh? La peggior specie. La peggior specie proprio. Ho lavorato sulle reti neurali eh, tanti anni fa e mi sono appassionato di questo tema, diciamo che oggi si chiama Machine Learning, Deep Learning, eccetera. Quindi, dietro questo, questo, uh, queste grandi parole, poi vediamo che cosa c'è. Eh, una lente di questo telescopio è il dato attivo, cioè il dato che le persone ci, uh, in qualche modo comunicano tramite delle, delle survey a cui sono agganciate le librerie. Qui si intravede sulla parte sinistra che, quelle che sono delle nostre librerie di domande aperte, domande eh, a scala, domande di sentiment, eccetera. Domande, qua è molto bello, Organizational Network Analysis. Quindi io carico in Glicon il mio organigramma, la mia, la mia struttura aziendale e io posso dire che con Luca ho, che ne so, mi trovo in un determinato modo. Chi è che ti aiuta di più? a completare il tuo lavoro, per dire. Chi è che ti aiuta di più in determinate ci sono tantissime domande relazionali. Indica tre colleghi. Ecco, questa cosa qui cre... comincia a creare quella costellazione che tra l'altro utilizzate anche voi come sfondo di Infodata. L'altra lente nella slide successiva è una lente che noi chiamiamo, diciamo, eh, collegata alle abitudini lavorative. Quindi se andiamo avanti in regia di una slide, eh, possiamo vedere appunto questa eh, altra schermata che ci fa vedere quello che, rispondendo alla tua domanda, Luca, è un dato passivo, che noi chiamiamo così, cioè un dato rilevato, cioè un dato preso dai sistemi. Un dato, eh, se si vuole mettere la slide a tutto schermo, la, la vediamo anche meglio, un dato in qualche modo, ehm, diciamo, agganciato ai sistemi di comunicazione e collaborazione. E come vedete, in queste eh, diciamo, immagini si vede anche che cosa andiamo a misurare. Ad esempio, l'engagement, i carichi di lavoro, il modello operativo. Con un'aggregazione diciamo, dei dati e un'anonimizzazione per essere GDPR compliant. L'ultima lente, prossima slide, è quella del dato cosiddetto predittivo. Quindi andiamo avanti di, di una slide-regia. Eccoli qui, questi dati. Ci permettono ad esempio di anticipare dei fenomeni organizzativi, si parla tanto del fatto che le persone sono in, in turnover, cioè cambiano, vanno via, lasciano il posto di lavoro, eh, o di mobilità interna, proprio anche collegata a questo fenomeno, cioè come, come muovere di fatto eh, le persone, queste stelle all'interno dell'organizzazione, o di piani di sviluppo e così via. Quindi queste lenti, effettivamente, eh, penso ci sia una slide che poi metta insieme tutte queste tre lenti permettono, esatto, di osservare il cielo del talento, da quelle che sono eh, il passato, cioè quindi io posso addirittura con il dato rilevato agganciarmi a, agli ultimi due anni di lavoro di, eh, diciamo di, di un team eh, all'interno di un'azienda, eh, del presente agganciandomi con dati diciamo, primari e dati predittivi, anche cosiddetti dati eh, diciamo, di terze parti, anche che ci dicano effettivamente che cosa sta succedendo. Che, che cosa andate a cercare? Cioè, come, adesso mi hai spiegato un po' l'ontologia del, del dato, no? cioè, do, dove andate a prendere le informazioni. Cioè, sulla base di questo tipo di, eh, di data entry, perdonami l'inglesismo che cosa andate a, eh, a cercare? Qual, cioè, come avete impostato l'algoritmo? insomma Certo. Allora, eh, partiamo da, da una cosa primaria. cioè quindi eh, Qui anche diciamo, ci possiamo poi far aiutare, eh, più avanti ci sono eh, dei video che ci aiutano anche a visualizzare sì. questo, però intanto diciamo, entriamo eh, proprio nella, nel... ecco sì sì, eh, lì, lì diciamo, si poteva eh, procedere, comunque entrando nel, nell'argomento noi andiamo in qualche modo a cercare di eh, fare eh, come dire, eh, una sintesi di quello che sta... Ehm, accadendo all'interno di un'organizzazione. E quindi, da un dato di prime parti, io posso dirti c'è un sentiment di un determinato tipo all'interno, eh, che ne so, della tua esperienza di candidatura. Ci okay. sono dei, dei, dei momenti in cui qualcosa eh, fa scappare un candidato, una candidata. Oppure posso corre correlare, questo è molto eh, rilevante, l'engagement, quindi quanto una persona è coinvolta, alla centralità. Quindi vado a mettere su due assi, diciamo, da una parte l'engagement, dall'altra la centralità aziendale e posso scoprire che ci sono persone, cluster di persone che sono molto centrali in un'organizzazione, cioè che tutti le nominano puntando quella stella e che hanno un alto engagement. Ecco, queste persone ovviamente sono, diciamo, eh, delle stelle molto preziose eh, da osservare. E allora... Una domanda, ma le, questi non sono poi alla fine dei dati pubblici che hanno tutti, cioè eh, qual è il, cioè il limite che, insomma, proviamo a estrarci di, 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 di questo tipo di inferenza di dati? Cioè che cos'è che, insomma, su, su cui poi voi iniziate a lavorare? Perché immagino che l'obiettivo non è quello poi di avere una fotografia e poi basarci unicamente su quello. Cioè che cosa Ma... andate a scremare con, con questo sistema? Innanzitutto, diciamo, prendere azioni consapevoli da parte di chi governa l'organizzazione. Non sono dati pubblici questi, perché l'engagement di una popolazione aziendale cambia continuamente. Il fatto che tu lavori meglio con me rispetto a che altre persone che, che magari sono più vicine al tuo team non è un dato pubblico. Cioè, eh, eh, i, i carichi di lavoro eh, che ti permettano di... Ripianificare il tuo lavoro non è un dato pubblico. Quindi, eh, se ho passato questo messaggio non è così. Dall'altra parte ti faccio un esempio molto concreto: tu sei l'amministratore delegato di un'azienda, vuoi eh, ripianificare un po' quello che è eh, anche una settimana corta all'interno del, diciamo del, del tuo team, mm. fai prima delle analisi con la nostra piattaforma e poi imposti la Four Days Week, ad esempio. Eh, con una consapevolezza maggiore quindi oppure devi in qualche modo fare delle attività di engagement quindi l'azione nasce da, da qui questo adesso qui c'è una slide diciamo che è ferma però possiamo anche muoverci o vederci noi eh, al netto di tutto ecco tu hai questa, questo, questo tipo di pannello che ti dice guarda che il tuo net ah, promote score ok adesso si capisce ok perfetto esatto il tuo net promote score di fatto Uh, è in questo. C'è cioè dei, dei trattori all'interno dell'azienda, c'è cioè dei promotori, hai una situazione che poi, come il cielo, osservi nel tempo, cioè, tu la, la fai adesso, la fai, eh, diciamo, continuamente senza in alcuni casi anche chiedere dati, perché sul, sulle ah, certo. abitudini lavorative di fatto, poi possiamo andare anche avanti o eh, diciamo, passare ai video. Ecco qui, noi osserviamo di fatto. Uh, il livello ad esempio di engagement, di competenze, motivazione relazione delle persone per proprio fare delle azioni di miglioramento di processi aziendali, collaborazioni interne e così via. E contestualizziamo, cioè interveniamo nei momenti di criticità, quindi sui carichi di lavoro, sul coinvolgimento. Quindi di fatto è un alleato delle CHAR. Ed è CEO Allora proviamo a vedere un video, se, se possiamo passare o ci sono altre cose da far vedere. Possiamo, eh, ci sono tre video che ho caricato, diciamo, qui. Quindi si allora, ne, ne facciamo vedere uno e chiacchieriamo se sei d'accordo. Allora anzi, è, è no, facciamo vedere l'altro. Non questo. Questo era il primo che abbiamo detto di no. Allora, l'altro deve caricarlo la regia. Per cui magari facciamo vedere questo. Okay. No, dici di no. In no, no, va bene, va bene, è, è, molto volentieri. Partiamo da qui, non c'è problema. Allora, ok. Ok, questo è il verticale sull'engagement. Allora, intanto lo dico alla, alla regia: se eh, perché gli altri, gli altri video, però se me li fate avere, eh, riusciamo poi a. Il secondo o il terzo? Ma, su, su, tutti e tre possiamo visualizzarli adesso. Io partirei da questo comunque, Luca, perché è, è, è già una bella sintesi. Quindi, se la regia lo può far ripartire gentilmente dall'inizio, lo commentiamo insieme. Allora. Così ci ci inseriamo dentro questo telescopio. Allora, via. Ok. Mine Engagement. Sì, mine sta un po', vai a scoprire, vai a scavare i dati che hai nella mm. tua organizzazione, ok? E partiamo da un accesso, quindi di fatto chi accede a Glicon, c'è sì, anche il single sign on di Microsoft, insomma ci sono i vari, i vari mo modalità può accedere a quel mondo di cui parlavamo prima. Adesso guardiamo la People Analytics, quindi essendo tu e il tuo pubblico appassionato di dati, partiamo dalla possibilità o di collegare un Human Capital Management, si chiamano, quindi i cosiddetti gestionali, e quindi Glicon si collega nativamente a più di 170 gestionali, quindi tu magari c'hai già dei dati nella tua organizzazione, nel gestionale, o carichi il tuo organigramma nel caso in cui non avessi un gestionale. Diciamo, eh, inserisci okay. le persone all'interno della piattaforma. Poi un po' come si fa nel marketing, eh, l'idea è di far partire delle campagne. Quindi, campagne di engagement di attraction, di employer branding, eccetera. Qui vediamo una campagna di engagement, ad esempio, su un team eh, ICT. No? Quindi io vado a vedere quanto i miei developer sono o meno ingaggiati rispetto a un tema. E qui eh, diciamo già entriamo anche nel tema delle AI generativa perché tutte que tutti questi contenuti possono essere scritti anche con le AI cioè io mi posso avvalere possono essere scritti hai detto? Cioè... possono essere scritti, sì io do degli input e okay. in automatico diciamo il sistema mi eh, scrive diciamo, dei testi, dei feedback poi lo vediamo anche più avanti eh, noi siamo dentro OpenAI prima di ChatGPT diciamo così nel senso che abbiamo fatto la eh, siamo entrati nella beta di OpenAI e abbiamo sviluppato diciamo utilizzate GPT 4 gpt no, 3 eh. cos'è che utilizzate? Sì, sì, adesso diciamo eh, l'ultima versione appunto GPT 4. Ma siamo entrati con GPT 3, GPT 3.5, e diciamo ovviamente ah, no, stando dentro, ne hai. Devi sapere eh, <ride> che eh, noi abbiamo una selezione di domande che tu non vedi, ma che arrivano, no? E sono scatenati quando hai detto GPT, cioè la, ci chiedono esattamente che cosa avete implementato, cioè la, la, la prima domanda è che cosa state usando a livello di AI. Sì, allora, partiamo, mettiamo un attimo in stop il video perché così diciamo, ci aiutiamo eh, poi nella, okay. nella comunicazione. Allora, dividerei due aspetti di questa cosa qui del GPT. Uh, da una parte, uh, tutto quello che è il mondo generativo, quindi noi a settembre, diciamo dell'anno scorso, vado a memoria, sì, abbiamo lanciato questo software che si chiama Flow, che si può diciamo uh, usare anche gratuitamente. Quindi, Glicon Flow è un software proprio per testare, diciamo, questa parte qui. E che cosa mi fa per rispondere alle domande? Mi scrive, ad esempio, una job description. Uh, Semplicemente inserendo alcuni input. Quindi okay. io dico che voglio cercare un giornalista che conosca Python, eh, che, cioè, quindi vado, vado diciamo, per estremo. No, no, deve... guarda che hai di fronte uno che a 40 anni si è messo a studiare Python. Per cui insomma, e che eh, tra l'altro sì. si è anche arrabbiato non poco quando ha visto che GPT, Bard e così sono degli ottimi compilatori di Python. Ho buttato via due anni della mia vita, però no, yeah. scherzo. Eh. Però insomma, diciamo che un po' mi sono innervosito. Ecco, pensavo di essere uno fico che, che è giornalista che studia python in realtà adesso è un pochino più, più semplice e adesso lo fanno tutti esatto su mm. github esatto. Eh, tra l'altro con copilot diciamo questa cosa qui è diventata proprio accessibile a tutti però saper scrivere del buon codice non è eh, come dire mai sbagliato cioè a prendere questa parte qui quindi che cosa che cosa facciamo noi abbiamo creato un prompt dove eh, si inseriscono appunto delle keyword e il sistema è stato addestrato sull'ambito HR lavoro e così via e mi scrive una job description eh, come dire con tutti i requisiti da pochissimi input questa è la parte generativa è un esempio un altro esempio che ti voglio fare Luca è il feedback sappiamo che oggi c'è tantissimo domanda, offerta c'è cioè un tema di attrazione di valorizzazione, come dico io, di realizzazione del talento, realizzare il talento ma se tu non dai un feedback a una persona o gli dai il feedback standard sei migliore fra tutti, ma non sei tu quella persona non, è, non, non entra in relazione, quindi noi abbiamo utilizzato GPT eh, per eh, costruire dei modelli di feedback personalizzati quindi io inserisco pochissime keyword e a te arriva un feedback come se l'avessi scritto io per Luca perché so che sei appassionato di Python, perché so okay. che, diciamo, sei un giornalista, perché so determinare. E tu lo senti come tuo, quindi migliora la relazione. Okay. Però, secondo me, questo è un ambito abbastanza esplorato con l'esplosione di GPT, di Copilot e così via, di BARD, e, eccetera. L'altro ambito, secondo me, molto più interessante è quello dell'analisi. Uh, dell cioè, io Tantissimi, eh, tantissime serve, tantissimi feedback eh, ricevuti dai miei colleghi interni, e non ho una mappatura del sentiment. Non so come stanno, non so eh, di che cosa hanno parlato, perché ho migliaia e migliaia di feedback. Qua ci aiuta le AI. Perché? Perché il modello computazionale mi permette di andare a rilevare il sentiment di un verbatim, cioè di un feedback aperto. E non solo il sentiment, ma anche di che cosa si parla. Quindi se io ti dico, guarda, la fiducia in Fodeta è, è molto scarsa e i modelli di sviluppo sono, non sono previsti eh, all'interno del piano di formazione, io so che eh, il, il sistema effettivamente estrae il topic fiducia, estrae il topic, eh, diciamo, correlato al percorso formativo e ti dà una carta d'identità, tu che sei l'amministratore della società, di dire, guarda che i tuoi... Eh, le tue persone, i tuoi collaboratori stanno parlando di un determinato tema con questa accezione, fai qualcosa, quindi si parla tanto della parte generativa contenutistica, secondo me oggi si parla ancora poco della parte analitica, cioè di come tu puoi analizzare grandissime quantità di dati. Bello, interessante, e mi, allora ti giro un po' intanto di domande o vogliamo far vedere anche il secondo video? Non abbiamo ancora finito il primo perché eravamo arrivati sulla parte di... Eh, non so, eh, però noi abbiamo mezz'ora, cioè di, dimmi tu come... Io farei finire, il primo, farei finire il primo perché così stiamo nelle lenti. Cioè prima abbiamo visto la parte attiva, adesso c'era secondo me molto interessante, se continuiamo da, da dove eravamo arrivati, eh, la parte diciamo, di collegamento ai sistemi di comunicazione e collaborazione. Vai. Quindi vedi, vedi qui che ovviamente diciamo questo lo fa l'IT, eh, collega Teams, Slack. Google, tutto questo, uh, tutti quelli che sono i sistemi interni, e il sistema prende in automatico, come ti dicevo prima, anche col dato passato, delle abitudini lavorative. Quindi qua si attiva il progetto, si può scrivere anche qui il messaggio con uh, l'AI generativa, quindi qua c'è un, un campo ma si può diciamo, attivare uh, la, la possibilità di personalizzare il messaggio della survey con l'AI generativa, e la cosa più bella, questa penso che ti piaccia, piaccia al pubblico è la dashboard cioè io in automatico mi estraggo dei kpi cioè com'è il mio lavoro giornaliero com'è la mia relazione con il manager come sono motivato quali sono le competenze che mi servono eccetera eccetera con una vista dove posso fare drill down eh, all'interno di ogni eh, contenuto nella diciamo nella schermata che adesso vedremo fra un attimo eh, si vede invece sul dato passivo cioè il dato collegato ai sistemi quindi, quanto è il mio livello di concentrazione, quante, quante sono le sovrapposizioni dei meeting, però di tutta l'azienda, quindi non il mio, o de, del team che abbiamo ingaggiato ovviamente dentro a questa a quest analisi. Ultimo, ma non ultimo, posso inserire, diciamo, qualsiasi tipo di contenuto, analizzarlo, esportarlo in Excel, PowerPoint, insomma, avere già delle slide. E questa eh, cosa vi faccio vedere adesso è una novità, quindi ti permette di collegare. La tua organizzazione in automatico e farti vedere ad esempio come il tuo work-life balance della tua azienda intendo: eh? Eh, qual è il livello di turnover, qual è, qual è la seniority, eh, qua, una persona, diciamo, come, come sta all'interno di, eh, di un flusso organizzativo. Quindi ti dà un'immagine organizzativa eh, at glance, appunto. E quindi puoi andare a navigare effettivamente anche un network di relazioni che non è il firmamento, ma è proprio eh, diciamo eh, qualcosa di vivo. Allora, se la eh, regia riporta noi Ok, allora ti giro un po' di domande. Eh, sì. La prima è eh, la scala, mi chiedono la scalabilità di questi strumenti. Cioè, se si applica a un mondo tutto sommato a un ristretto o anche a eh, universi diciamo più ampi ok eh, ottima domanda la, la scala è eh, ovviamente di un'organizzazione che abbia diciamo normalmente almeno 50 persone perché sotto le 50 persone le guardi in faccia le, ci parli a voce eh, noi abbiamo fatto delle eh, progettualità anche per team più piccoli cioè quindi ci hanno chiesto di farlo per, perché si usa come Cluster per poi andare verso i team più grandi, però a livello organizzativo, l'organizzazione che abbia almeno 50 persone e poi verso l'infinito e oltre. Leggo altre domande di spettatori: Il, i costi, eh, non okay. solo invece, intende i costi del, dell'uso della Genai, eh. devi. No, noi dobbiamo fare pace sul fatto che ogni volta che viene pronunciato Genai diventano pazzi, però insomma il costo del, dell'utilizzo di quel tool lì e se, aspetta che così ne metto insieme un'altra di domanda, e se non era il caso di scrivere voi il codice? Io questo... No, il codice l'abbiamo scritto noi, e non l'ha scritto, diciamo, Copilot, quindi il codice è scritto per, per fare questo strumento, No, no, non abbiamo chiamato Luca, diciamo che eh, ha fatto il corso di Python. Ma hanno scritto un team di developer, quindi eh, molto ampio. Quindi tutto scritto da noi. E, e, e c'è una proprietà intellettuale, ovviamente collegata al codice. E sul tema del, dei costi di eh, diciamo, generazione, sono quelli di OpenAI, cioè qualche, ce, qualche centesimo, millesimo per generazione. Quindi noi siamo dentro dalla beta di OpenAI, dicevo, quindi siamo entrati, mi sembra a maggio dell'anno scorso e questo ci ha accreditato per fare tutta una serie, diciamo poi di eh, sviluppi. Caro un, un, un ascoltatore ci dice un spettatore ci dice "Ma non temete che a un certo punto non possano aumentare i prezzi?" Ok, allora eh, il nostro software non è eh, centrato sulla parte generativa, come dicevo prima, quindi qualora dovessero aumentare i prezzi doesn't matter, cioè nel senso eh, o si costruisce, diciamo, un modello o si va eh, come dire su qualcosa di alternativo. Siamo, mm. diciamo, il valore sulla parte analitica. Certo. Un altro, credo, un data scientist, la domanda dice: quali sono i dati che eh, vi mancano? Cioè, che cos'è che non potete usare? Aggiungo io, per immagino per questioni di privacy, cioè, mh, nel, nel, nel scrivere questo modello, no? Quali sono le informazioni che avrebbero potuto, qua interpreto e eh, interpreto io, avrebbero potuto dare un, un valore aggiunto, un'analisi più approfondita, magari anche degli insight più sorprendenti, ma che non potete utilizzare per questioni di privacy che non dipendono chiaramente dalla, dal consenso del singolo eh, dipendente o del singolo lavoratore. Ok, allora noi aggreghiamo. Eh... Per questioni di privacy e di GDPR, su, soprattutto sulla parte cosiddetta passiva delle abitudini lavorative, all'interno di un CAP, cosiddetto CAP uguale a 5, cioè quindi tu non, sei, non, non riesci a ricondurre alla singola persona. Eh, e questo siamo nell'ambito nell del GDPR, cioè di tutto quello che è un mondo giuslaboristico, che oggi diciamo, eh, è ovviamente molto regolamentato, giustamente dico. Eh, ci sono dei dati che le aziende eh, hanno. E che possono essere utilizzati, ad esempio, sul, sulle uscite delle persone, quindi per andare a, pre, a, a fare la previsione del turnover. Se le aziende avessero, come dire, la dico male, ma un database dove ho nome, cognome, diciamo data di data ingresso, data di uscita, si può andare a fare tutta quella predizione eh, del dato che vedevamo nella terza lente. Okay. E sulla parte attiva, invece, sono le persone che ci dicono chiaramente come stanno, con chi lavorano meglio, che cosa gli serve, quindi lì fondamentalmente eh, è trasparente, cioè tu vai a livello di singola persona, la persona sa che risponde a un determinato eh, sondaggio e sa che si espone, diciamo, con le sue risposte. Dico una cosa che secondo me può essere utile a chi fa data scientist e ehm, diciamo in generale. E eh, quello che ho imparato io è che eh, è quasi passatemi il termine scontato che se uh, un, un tipo di interazione di questo tipo uh, è anonima, le persone sono molto più libere di uh, esprimersi e quindi tu riesci effettivamente a vedere, tu che, che governi uh, diciamo l'organizzazione, determinati fenomeni, ma non sai chi sono poi quelle persone, quindi vorresti sapere chi sono, chi hanno detto qualcosa. Quindi eh, bisogna essere molto bravi a uh, gestire la parte anonima con la parte nominale per equilibrare effettivamente la vista che si dà. Ma infatti guarda, è proprio l'ultima domanda che ti gira, proprio il tema della fiducia, cioè meglio che questo sia invece un, uno spettatore che lavora in una, in una, nelle Ciara no? di un'azienda, dice. Il vero problema è che queste piattaforme creano, lui, lui sostiene, eh, spaventano il dipendente cioè che c'è paura che eh, queste, queste piattaforme sappiano o rivelino cose eh, che, che, il, che il dipendente non vuole sostanzialmente rive rivelare. Eh, e chiaramente, aggiungo qua io, un tema eh, psicologico ma molto reale, nel senso che adesso noi stiamo parlando di tecnologie che stanno atterrando nelle aziende, all'interno dei processi aziendali. Eh, lo spauracchio c'è cioè che eh, sia l'intelligenza artificiale a decide il nostro posto di lavoro, il nostro destino, no? E dall'altro, eh, in alcune aziende, l'ufficio del personale non è l'alleato, come dovrebbe essere, ma potrebbe essere un... Eh, cioè, insomma, il, il, il boia che schiaccia il bottone, consentimi, insomma, la, 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 la metafora. Allora, il, il, insomma, la domanda è come, come si fa a... Eh, ad avvicinare o a quantomeno a generare fiducia, per usare un termine dai generali, no? cioè a generare fiducia tra dipendenti, questi software e eh, chi gestisce il business, chi prende decisioni sull'occupazione e sulla sua vita. Sì, allora, tanti temi, vado veloce. Eh, io dico sempre che la fiducia è il miglior investimento, non lo dico io, lo diceva eh, David Sassoli, e in qualche modo deve essere alla base della piramide. Quindi deve essere in qualche modo non alla fine che io lo vado diciamo, a verificare, perché se la, il miglior investimento deve essere alla base. Quindi c'è un tema di cultura aziendale. Questo è un mezzo, non è il messaggio. cioè Qua siamo tra eh, appassionati di comunicazione, McLuhan, no? il mezzo fa il messaggio. Quindi se io utilizzo il mezzo in un determinato contesto culturale dove ho preparato... Effettivamente Le mie persone a determinati, diciamo, ehm, scopi, e soprattutto gli ho restituito un, un, un qualcosa per migliorare il loro lavoro. Non è fantascienza. Io ho scritto un articolo su Harvard Business Review. Su questo, poi non so se la regia sì. ce l'ha e ho fatto un TED un mese fa. Eh, sul, sul tema le ho chiamate intelligenze sensibili che va, che devono andare appunto non semplicemente in accordo in armonia, eccetera, ma, ma devono essere unite. Alle intelligenze artificiali, perché se cominciamo a dire è buono, è cattivo, è, 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 ci risolverà tutto, non ci risolverà niente, siamo negli estremi. Invece, dobbiamo un attimo andare a capire qual è la nostra, eh, io nel ted parlo di leadership sensibile, qual è la nostra sensibilità con cui fare accadere queste, queste determinate cose. Da ingegnere dico non è eh, impossibile, sono le persone che fanno la differenza. Quindi, se c'è, e qua dico una cosa forte. Se c'è un amministratore delegato, un'amministratrice delegata, un direttore generale, direttrice generale che sponsorizza questo tipo di azioni, molto più facilmente arrivano alla linea. Arrivano è una cosa scontata, ma nessuno la dice. Quindi, tu hai parlato di boia, io non parlo di quello, ma parlo del fatto che lei deve avere un endorsement perché altrimenti fa, diciamo, quella bandierina all'interno. Dall'altro bisogna restituire. Bisogna avere, tu hai parlato di fiducia, io parlo di coraggio. Bisogna avere il coraggio di dire ok, questa è la mia non fotografia, ma questo è il mio film, perché dobbiamo poi fare delle azioni. Perché se faccio la radiografia e non faccio la fisioterapia collegata alla radiografia non serve a niente. Grazie Carlo, grazie infinite di essere stato con, voi, con noi, grazie per, per questa presentazione. Noi diamo appuntamento a settimana prossima per le, tornano le lezioni eh, IAI, quindi le lezioni di intelligenza artificiale generativa. L'appuntamento quindi è per la settimana prossima, mentre per quanto riguarda mh, il video che avete visto, che state vedendo, lo troverete già. Eh, dal prossimi giorni sulla piattaforma di Infodata e sui social del Sole 24 Ore. Un saluto e grazie ancora. Grazie a tutti.